Fa davvero paura la situazione di Bobbio, dove si è rischiata l'esondazione dell'omonimo torrente. I canali della Valpenice strozzati dalla pioggia non hanno tenuto e diverse strade sono finite sott'acqua. Alcune frazioni sono rimaste isolate e un gruppo di abitanti è stato evacuato nei pressi di Zanacchi. Abbiamo dovuto evacuare una famiglia che è vicino a questo torrente Bobbio, che effettivamente così non me lo ricordavo. Neanche nel 99, quando c'è stato l'altro grande alluvione, non mi ricordavo una portata di questo tipo. Abbiamo una frazione Verneto che è isolata e Santa Maria che è interamente allagata, perché i canali dall'alto stanno portando tutta l'acqua in mezzo alla frazione. E credo che questo sia ormai, ci dobbiamo allargare le braccia e sperare nel buon Dio, perché io credo che diversamente noi non riusciamo a far fronte. E ne parlavo con il geometra Mela, che ringrazio perché era presente da subito nelle varie operazioni. È cambiato completamente l'aspetto climatico. Ho sempre lavorato su per questi posti qua. E non aveva mai visto un'acqua così? No, un fiume così non l'ho mai visto. Adesso che cosa si può fare? Aspettare che il Signore lo manda buono. È successo che questo fiume io non l'ho mai visto in pieno così. E ci sono i tubi e sono pieni e adesso sorta l'acqua. Non si può più attraversare la strada. E cosa ci facciamo? I tubi sono pieni e l'acqua aumenta sempre. Oggi a mezzogiorno, a luna, sono arrivato il taxista, ha portato quasi i bambini, due. È arrivato, i bambini hanno detto, nonno, perché io sono nonno, c'è la strada, c'è un palmo d'acqua, non si può più passare. Allora il mio figlio è venuto a vedere, c'era l'acqua come adesso, in 5 minuti, se il taxista era indietro di 5 minuti non passava più. Ecco, qui abbiamo interrotto, abbiamo messo questa barriera e qui c'era la strada che proseguiva e saliva lungo tutto il torrente Bobbio, dove sono stati fatti anche durante il periodo estivo dei laghetti di decantazione per la frana che a Monte di Ceci stava portando terriccio all'interno di questo torrente. Tra Rivergau e Travu, in alcuni tratti della statale 45, sono presenti pericolose cascate d'acqua. È davvero difficilissimo procedere. Sulla statale 45 a Ottone si sono aperte almeno 3 pericolose voragini. Per il momento il compartimento di Bologna ha deciso di non chiudere la strada, ma la situazione è di forte rischio. È questo il quadro che troverà il ministro Gianluca Galletti al suo arrivo a Perino lunedì. Una vallata di acqua e fango, ormai difficile da governare.